E adesso è il momento di far entrare un'altra grande interprete. Interprete, cosa stai? Stai, la vediamo insieme alla clip. Stai, che tanto non, se no ci impalliamo con le camere. E lei, ti ricordi, Hi Snob e Who a Sanremo, Abbi cura di te, li rivediamo insieme. E poi lei è con noi ospite. Vediamoli. Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te, lontano da te. E goodbye, ovunque sarai tu ricordo, abbi cura di te, abbi cura di te. E tu tornare a togliermi il fiato, la mia condanna, camera a gas, giusti al momento. Ho sbagliato, tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te, lontano da te. E goodbye, ovunque sarai tu ricordo, abbi cura di te, abbi cura di te. Che bella questa canzone, di quelle che più si ascoltano e più ti entra dentro. Il suo primo album è uscito da poco, si intitola Numeri Primi, Federica Ferracuti, in alte U. Lontano, lontano. Benvenuta, ciao. Tu mi entri con Tenco, adesso piangiamo tutte. Eccomi qua. Benvenuta. Grazie. Grazie. Perché Tenco? Ci sono cresciuti, io sono cresciuta con Tenco e Jeff Buckley. Ma li hai scelti oppure perché li ascoltavano in famiglia? No, no, li ho scelti. No, in famiglia ascoltavano Battiato, Branduardi. Vabbè, non malissimo, però Zeppelin, dai, quindi poteva andare peggio. No, sono cresciuta con dei genitori grandi appassionati di musica, quindi comunque ho ascoltato tanta musica. E perché bella. Proprio Tenco ti piaceva? Non lo so, credo che in lui ci ho trovato un sacco di risposte per la mia inquietudine. Ah, e che, qual è la risposta più importante che hai scoperto per la tua inquietudine? Che si vive una volta sola e quindi vale la pena essere felici ogni giorno. Not bad. Allora, Federica o Hu, come ti devo chiamare? Come ti va, insomma? Peraltro tu sei una musicista, perché quanti strumenti suoni? Ho iniziato con chitarra jazz, ho studiato per 10 anni jazz. Conservatorio di Pesaro? No, chitarra l'ho studiata da sola con un maestro, insomma, marchigiano. E poi sì, ho fatto composizione e musica elettronica a Pesaro 3 anni, altri 2 anni a Milano. Mi sono laureata ad ottobre, un mese prima dell'annuncio di Sanremo, insomma. Ho finito il mio percorso di studi. Bello! Sì, poi credo che, cioè, mi sono ripromessa che entro 40 anni ho altre lauree che voglio prendere, ma non perché... Cioè, tipo, vuoi studiare l'arpa, so, no? No, l'arpa è il prossimo strumento che mi compro. No, voglio fare ingegneria, perché il mio pallino... Ingegneria aerospaziale. Bello. È il mio pallino storia... Tutte con gli occhioni sgranati. E perché poi in realtà non tutti sanno che la musica e la matematica camminano pari passo, perché gli accordi sono numeri. Logica. No? Logica. E poi Gardner, lo scienziato, aveva detto che l'intelligenza musicale era legata a quella matematica e quella delle lingue, quindi... Poi insomma, io al liceo avevo 4 in matematica, poi invece ho scoperto che in analisi ho preso questo 30... Quando ho dato l'esame, ho fatto un esame di analisi, perché in conservatorio c'era questa parte sperimentale legata a fisica e matematica, e io ho detto, verrò bocciata, non mi lavoro più. E invece vedi, ho preso 30. Mai sottovalutarsi. Quindi, no. Hu, peraltro, è il nome di una divinità, no, egizia, giusto, che hai scelto. Tu quanto tempo l'hai scelto per Sanremo? Ce l'avevi prima? Come no, funziona? No. Io sono molto curiosa. Quindi stavo leggendo la storia dell'antico Egitto, tutta la storia delle piramidi, insomma, tutta la storia dell'Egitto, perché mi affascina. E quindi poi a un certo punto sono arrivata a leggere tutte le divinità e c'era questa U che era né uomo, né donna, né animale, era un'entità che dava agli esseri umani la facoltà di pensiero e di parola. E quindi mi sono innamorata di questo concetto, adesso mi chiamo così. Senti, ma quando hai cominciato a tarzarti i capelli? Tanti anni fa. Perché? Ero ancora nelle Marche, mi ricordo, shock a casa... Mio padre mi ha visto, si è messo a ridere e mi ha detto, guarda, mi sembri proprio Sinéad O'Connor. Lui era felicissimo. Sinéad O'Connor, certo. Nothing compares to you. Io conoscevo solo lui la canzone. Lui era felicissimo, sì, lui era felicissimo. Ma anche mia mamma. La testa rasata. I miei mi hanno detto, basta che tu sei felice, tanto che sei una brava persona e ti comporti bene, e poi puoi fare quello che ti pare
tatuaggi, piercing, che sia. Ma questo è assolutamente, insomma, è giusto. A parte così, che sta bene in tutti i due i modi, cioè anche dalla foto, con i capelli così spettinati. Dov'è la foto col capello? Vediamo. No, perché diciamola, per guarda, noi donne il capello, no, c'ha sempre... Era pazzesca, ma cioè, rasarsi per una donna, per quanto mi riguarda, non è tanto semplice, perché deve avere tu adesso dei non ti azzardare in qualche cosa che... Sto facendo un complimento. Sto facendo un complimento. Attenzione a quello che dici. Una donna rasata deve avere anche dei lineamenti che siano consoni. Giusto, hai fatto un complimento, e lei vero? Ce li ha, ti ringrazio. E come ti è venuto in mente? Una mattina ti sei svegliata e hai detto io mi tolgo tutto. Allora, io sono una persona molto ansiosa e ho sofferto tanto di ansia. In generale io soffrivo tantissimo... quello che pensavano gli altri di me. È stata una croce per me da quando ero piccolina, che ero molto timida, molto silenziosa, molto solitaria. Non è che sia cambiato ora, sono comunque una persona solitaria. Però mi sono sempre sentita inadeguata e avevo sempre paura di mostrarmi, quindi avevo questi abiti larghissimi, non mi curavo, ma non perché non volevo, perché mi sentivo che ero da buttar via. Ma anche i compagni di classe ti facevano sentire da buttar via, oppure era solo... Non ero molto serena al liceo, però comunque mi piaceva studiare, quindi per me il liceo era un modo per farmi un po' di cultura e vivere comunque nel mio mondo, che già era fatto di musica. Forse eri, diciamo, differente da tutto il gruppo, e quando uno è differente, che per me è, diciamo, il sale della vita, perché se fossimo tutti, nessuno vuole essere uguale, ecco, o no. Però magari spaventi perché non ti capivano, può essere? Ma io avevo attenzione su altre cose, cioè non... Stavi in un mondo tuo. Sì, e poi studiavo tanto, scrivevo e io stavo bene così, cioè non dovevo per forza fare le cose che dovevano fare gli altri e standardizzarmi, certo, perché era il cliché. E quindi cosa c'entra l'ansia col capello rasato? C'entra perché a un certo punto ho detto devo fare qualcosa che mi liberi. Io avevo un sacco di piercing, avevo un sacco di roba addosso, capelli, cambiavo in continuo colore. A un certo punto ho tolto tutto. Rasato zero i capelli perché ho detto, cioè, mi devo esporre, ma non con gli altri, con me stessa. Quindi è stato tipo l'atto di ribellione verso me stessa, e quando l'ho fatto mi sono sentita bene. E così sono rimasta poi per anni. Sai che mi viene in mente una cosa, che ho letto un libro una volta, che l'autore della Zattera della Medusa, che è Géricault, che è un artista francese, raccontava di aver voluto, per impedirsi di uscire, di essersi rasato metà della testa, così non poteva uscire, la gente non lo poteva vedere. Chi raccontava questa storia, che non mi ricordo quale scrittore fosse, diceva: lo ammiro per aver pensato questo, lo avrei ammirato ancora di più se fosse uscito con metà testa rasata. Quanto è stata importante invece Alessia per sedare la tua ansia, la tua fidanzata? Beh, lei è il mio angelo custode. Beh, è una persona con cui ho trovato corrispondenza come essere umano, ma soprattutto con quello che io amo fare. Cioè, non è solamente una persona con cui condivido il mio tempo e la mia vita, è una persona con cui lavoro proprio in squadra. Cioè, lei siamo una squadra, non siamo solamente due persone che stanno insieme. Forse è il succo di ogni storia d'amore, essere una squadra col proprio compagno, con la propria compagna. Beh, secondo me, credo che la base sia essere sinceri. Prima cosa con se stessi, cioè tu non puoi amare una persona. E questo non vale solamente per un rapporto proprio di coppia, vale anche per l'amicizia, vale anche per la famiglia. Tu non puoi amare davvero una persona se prima tu non conosci bene chi sei, e soprattutto non ti vuoi bene. Perché se non ti vuoi bene tu, anche con tutti i limiti, i tuoi i difetti, ci sarà sempre un filtro tra te e chi ti sta accanto. E adesso parliamo di numeri primi, ma prima la pubblicità e poi ci dice Alessia che mestiere fa. Alessia lavora anche lei nell'ambito della musica. Pubblicità, sì. Poi dopo ci racconti qualche altra cosa. Vai. Numeri primi, perché siamo tutti unici, irripetibili e indivisibili. Meraviglia. E quindi per questo è nato questo titolo dell'album. Sì. Tu quanto ci hai impiegato per capirlo? Di essere un numero primo o di scrivere numeri primi? Tutte e due. Ah, il disco l'ho fatto in 2 settimane. Ah. Scritto, registrato e prodotto, una follia. Madonna, 2 settimane. Forse perché ce l'avevi già dentro, sì, no? Sì, direi di sì. Però sono andato in studio ed era già tutto lì, quindi... È stato abbastanza veloce il processo. E invece il tuo percorso, diciamo, identitario, quanto ci ha impiegato? Non smette mai, penso. No, beh, questo disco è un po' la somma di tutto quello che io sono stata fino a ieri, racconto questo, perché già sono già oltre questo disco. E ci sono arrivata perché io per una vita mi sono sentita inadeguata, fuori posto, sbagliata. Tutti che mi dicevano, no, tu devi essere più così, più così, più vestirti così, più... Dovevo essere un sacco di cose... Io volevo solo stare bene, quindi alla fine ho capito
che essere così, tra virgolette, strana, no? Diversa, come dicevano gli altri, per me è un grande punto di forza. Senti, quando sei arrivata a Sanremo ti è servito per avere consapevolezza di te? Oppure, diciamo, il successo è stata una cosa indipendente dalla tua consapevolezza? Ma io, per me la musica è stata sempre una necessità, non è mai stata un doverlo fare per arrivare a... Non l'ho mai dato per scontato, anzi già quando faccio certe cose, o sono ospite qui, o faccio concerti, vedo persone che mi seguono, per me non è un derivato del mio successo come artista, è un derivato di quello che io sono come persona, va oltre la musica. E il mio percorso da musicista è stato quello di testa bassa, lavorare, tantissimi concerti, tantissime giornate di studio. E quindi Sanremo per me non è stato un sorta di premio della vita, è stata una cosa che mi è capitata nel momento in cui sentivo di poterla vivere e non l'ho neanche cercata, perché è stato grazie a una canzone, non grazie a, insomma, chi ero io, chi era iSnob. Pure perché sei un po' brava, no? Ce lo possiamo, no, te lo puoi dire? Andiamo a sentirti cantare, vieni con noi. Qual è il tatuaggio alla quale sei più affezionata? Vieni con me. Il tatuaggio? Questo qui è la copertina di Joy Division, di Anno Pleasure. Questo qui? Sì, è il primo campo elettromagnetico del primo pulsar scoperto. Vabbè. Sempre perché abbiamo interessi variegati, però c'è una rosa. Sì, c'è una qui rosa. C'è un cervo. C'è un cervo che segna la rinascita. E qui c'è un... C'è un serpente che si morde la coda, l'uroboro, l'infinito, l'eterno scorrere della vita. Cara Hu, avrai tante cose da raccontarci nella vita e torna a trovarci. Tornerò. Intanto ascoltiamo cosa? Avec moi. Avec moi, vai. Crede chi non ha coraggio, ogni granello di felicità in suo prezzo. Io pagherei tutto per avere te. A volte a perdersi ci vuole un attimo e ritrovarsi poi non è scontato. Ma tra le tue labbra io mi sento a casa, rifarei tutto da capo. Io vado fuori da me, dove non capisco più niente. Io ho sempre voglia di te, voglia di te. Finisce il mondo adesso, noi mano nella mano sorridendo. Ademois, avec moi. Se un biglietto solo andata per l'inferno, mano nella mano sorridendo. Ademois, avec moi. Ho sempre avuto dei problemi di tempismo e ti aspettavo come aspetto un imprevisto. Ed ogni battito perso, ciò che ha avuto un senso mi ha portato da te. Il cuore che era un po' saccine, ora è il colore della neve, bianca come la tua pelle. Io vado fuori da me, dove non capisco più niente. Io ho sempre voglia di te, voglia di te.